Buongiorno a tutti, bentornati su Gaming Galaxy. Ho la fortuna di poter giocare con amici e conoscenti oramai da 15 anni e ognuno di loro ha e ritiene corretta una propria opinione riguardo i giochi in uscita o sui quali dovrebbero essere comprati. Quindi molte volte nascono discussioni infinite su TS riguardo pregi e difetti e Anthem non ha fatto eccezione. Chi lo ha amato, chi gli ha trovato troppi difetti per essere un prodotto valido. Bene, dopo aver giocato 2 giorni all'alfa e 6 giorni di demo, direi che mi sono fatto un'idea sul perché si dovrebbe comprare o no Anthem. Ovviamente ringrazio anche tutti i ragazzi dei T-Rex che mi hanno riferito le loro opinioni e critiche riguardo a questo titolo, così da aver ampliato il mio punto di vista. So che questo video non verrà visto da milioni di persone, ma qualche centinaio, ma magari qualcuno di voi cambierà opinione, in negativo e in positivo, riguardo ad Anthem. Premetto che non è un video review, quindi non analizzerò per filo e per segno tutto, ma darò solo la mia personalissima opinione su ciò che può far pendere la bilancia da una parte o dall'altra. Anthem è un TPS, quest'anno nel 2019, quindi di TPS degni di nota ne usciranno due, Anthem per l'appunto e The Division 2. Tra le altre 15 giorni l'uno dall'altro, quindi se siete amanti del genere ci potete secondo me fare poco e se siete veramente indecisi tra i due tirate una monetina per capire quale comprare per primo. Come dicevo, Anthem è un TPS, quindi nulla di nuovo sotto l'orizzonte gameplay. Come un classico TPS, le fasi di combattimento sono le stesse di qualsiasi altro TPS del genere, tralasciando il volo. Se prendete infatti Destiny 2 o The Division ed entrate in partita dopo aver provato Anthem, vi accorgerete che sono la medesima cosa. Certo, ci sono delle differenze, ma la sostanza è la stessa. Ma allora, che cosa fa pendere la bilancia in favore di Anthem? Ebbene, credo che la bilancia in favore di Anthem la dia BioWare stessa, grazie alla lore e alla customizzazione del personaggio. Mi spiego meglio. Tirando qualche frecciatina ad alcuni video visti qua sul tubo e letto alcuni commenti sui vari social in cui si additava Anthem privo di lore, posso dire che erano solo delle merite cagate. La lore è più che presente in gioco, anzi forse c'è un'esagerazione di storie e intrecci in cui possiamo cascare. È una caratteristica dei giochi BioWare e questa IP non ne è da meno. Perfino in demo con la possibilità di parlare con 3 PNG sono uscite le peggio storie influenzate dalle nostre opinioni e consigli, intrecci amorosi dei PNG, figli, strani complotti, ancora adesso sono curioso di capire come prosegue la storia del barista. Quindi, da player a player, io a questo titolo mi sono già legato emotivamente. Parlando poi della customizzazione del personaggio, che rende il tutto personale, ho visto gente già essere orgogliosa dei propri strali, con colorazioni improbabili e materiali strani. Beh, questo è quello che fa Anthem, ti lega a sé non con il gameplay, non con la grafica spettacolare, ma con il semplice racconto di storie. Tralasciando quindi l'endgame del gioco, di cui si potrà parlare solo dopo il 15 di febbraio, se cercate un gioco che vi attragga emotivamente, Anthem è quello che fa per voi. Però non sono qua solo a elogiare questo gioco, sono qua anche a darvi i pareri contrari e a dirvi il perché non dovreste comprarlo. L'aspetto tecnico in-game è un punto a sfavore di Anthem. La mancanza di minimappa, la mancanza di poter mettere waypoint, la mancanza di chat rendono il tutto più acerbo e per alcuni queste sono mancanze di non poco conto. Personalmente io non ci ho neanche fatto caso, ma molti dei miei colleghi sì. Parlando poi del gameplay, non è nulla di nuovo come detto a inizio video e questo sicuramente non giova a una nuova IP che qualche novità sostanziale dovrebbe portarla, ma in questo caso, tolto il volo, Anthem non lo fa, è un classico TPS. Inoltre, grazie alle news uscite in questi giorni, sappiamo già come sarà l'endgame, ma non sappiamo quanto potrà durare, quindi è un salto nel vuoto, come lo è stato per The Division ai suoi tempi e come lo è stato per Destiny 2, che, se qualcuno si ricorda, sono stati entrambi titoli disastrosi sotto questo punto di vista, e di conseguenza non so quanti di voi siano pronti a fare questo salto nel vuoto. Quindi, cosa mi dite? Vi lancerete nel vuoto con il vostro strale o rimarrete a terra? Vi farete catturare dalle emotività e dalle storie che Anthem sappiamo che ci porterà o non vi interessa niente? Fatemi sapere nei commenti qua sotto cosa ne pensate, sono molto curioso. Se inoltre avete bisogno di compagni con cui giocare a Anthem potete iscrivervi alla pagina Facebook di FICA, Federazione Italiana Community Anthem, trovate il link nella descrizione del video. E lì troverete i 2 clan, PS4 e PC, che vi accoglieranno a braccia aperte. Con questo è tutto, GG a tutti quanti.